devo confessarvi che fin dall'inizio io mi sono trovato appunto per lavoro trascinato dentro un flusso vitale, un flusso continuo di vita, di input, che mi raggiungevano e continuano a raggiungermi dopo un po' di anni ormai che ho questa responsabilità, innanzitutto a partire da un'esperienza umana, dall'esperienza di un uomo che avendo rapporto con tanta parte della realtà in Italia e all'estero, tratteneva e trattiene nei propri occhi, nella propria memoria, fatti, incontri, suggerimenti, avvenimenti, cose belle o tristi della vita. Questo uomo, questa umanità particolare, suggestiva per tanti di noi e per tanti nel mondo, nella fattispecie anche il mio editore, ed è Don Luigi Giussani. Ed è un editore sui generis, perché normalmente quando si incontra un qualche giornalista, un qualche direttore di giornale, la prima cosa che ci si sente dire è che l'editore è assolutamente distaccato rispetto alla fattura del giornale, sia esso quotidiano o periodico, che lascia assolutamente fare, non si preoccupa di quello che viene scritto e stampato nelle pagine. Ecco, io devo confessarmi che per me non è così, perché il mio editore non solo ha parte nella vicenda di Trace, ma desidera esserne parte, perché Trace nella sua assoluta precarietà e esiguità vuole essere uno strumento che comunica i fatti, le storie, gli avvenimenti, le testimonianze di un'esperienza, nella fattispecie di un'esperienza cristiana, mostrandone il valore esemplare, mostrando la ragionevolezza di un'esperienza come quella della fede, per tutto e per tutti, e cercando di collaborare in qualche modo alla vita della Chiesa e alla possibilità di una unità, cioè di un ecumenismo nel mondo. E dicevo che è un editore particolarmente interessato e curioso al mio e nostro lavoro, a cui non manca di far avere input dei più diversi e nelle forme, nelle modalità più normali o più eccezionali, come quel giorno che mi telefonò per segnalarmi che aveva appena saputo che a Novosibirsk una ragazzina russa aveva imparato a memoria tutti i canti di Leopardi e li recitava quando si incontrava con gli amici. O quando dopo la presentazione di un suo libro all'ONU a New York suggerì con tutta la discrezione e il vigore di cui è capace che quella poteva essere l'occasione per scrivere su una copertina di Tracce un nuovo inizio. Oppure quando gli portai il primo numero di Tracce russo, che all'inizio, qualche tempo fa, erano poco più che alcune pagine ciclostilate, assolutamente precarie. Glielo mostrai, eravamo, mi ricordo, a tavola. Lo guardò, lo sfogliò e mi disse: "Scrivi, Santità. Mi permetto di inviarle il primo numero dell'edizione russa di Tracce, con una serie di osservazioni sul valore esemplare che questa cosa assolutamente effimera, di cui quasi ci vergognavamo, aveva per la vita della Chiesa. E non aveva nessun pudore a segnalare questa cosa al Papa." Ecco, io potrei raccontare decine, centinaia di questi episodi settimanali, quasi quotidiani, ma
Abbiamo preferito in questa occasione, visto che da alcuni anni Tracce viene pubblicato in una decina di lingue nei vari paesi del mondo, di chiedere, di raccontare, di descrivere questo fenomeno assolutamente effimero eppure significativo per tanti, a tre persone che in tre paesi portano insieme a me la responsabilità dell'unica rivista nelle sue diverse edizioni, che sono Carmen Giussani di Madrid, che dirige Huellas. Jean-François Thierry, che dirige Schlett, che è l'edizione russa di Tracce. E Maurizio Maniscalco, che però nessuno conosce se non lo chiamo Riro, che è responsabile di Traces America e quindi dell'edizione in lingua inglese, cioè dell'lingua dell'unico impero ormai rimasto. E quindi capite che hanno un poca parte di responsabilità in questa avventura. Io chiederei subito a Carmen di iniziare con la sua comunicazione. Volevo cominciare ricordando il momento in cui abbiamo cominciato a pubblicare l'edizione in castigliano di Tracce, l'edizione in spagnolo. La comunità della Spagna aveva già una storia, una ricchezza, è nata benedetta da Dio con personalità che contribuiscono alla vita del movimento con una ricchezza personale e con una capacità notevole. E quindi si era subito data uno strumento che era analogo alla rivista del movimento, era in spagnolo ed era lì. Però 7 anni fa abbiamo sentito l'esigenza insieme di cominciare a pubblicarla come l'edizione in castigliano della rivista di Comunione e Liberazione. Sono 7 anni che lo facciamo così. Questo ha un significato esemplare anche per la vita e l'esperienza di ognuno di noi, per la vita personale, perché normalmente le pubblicazioni che si diffondono in Spagna e in America Latina, per avere un certo numero di lettori si dedicano a problemi locali, a problemi locali della zona, pensando che se si fa riferimento a problemi particolari l'interesse sarà maggiore. La nostra invece è un caso unico di rivista, la nostra, la rivista di Comunione e Liberazione, perché è una esperienza che dimostra la sua capacità di abbracciare tutto, la sua cattolicità, proprio dal fatto di centrare i suoi contenuti su un'unica esperienza che non si esporta da nessuna parte, ma che essendo vera è capace di proporsi e di essere valida per tutto il mondo, perché qui tra Russia e America e il mondo di habla hispana, no? Che parla lo spagnolo, c'è veramente tutto il mondo. Perciò dicevo che è stata una decisione, e questa decisione riflette una stima dell'esperienza, una coscienza dell'esperienza che viviamo. Come diceva Don Giussani in un colloquio con i nostri amici a New York nell'86, che gli chiedevano qual è il genio del movimento, l'aspetto più acuto, specifico di Comunione e Liberazione, Don Giussani rispondeva: diciamo pure che il genio del movimento è la necessità di tornare agli aspetti elementari del cristianesimo, cioè alla passione per il fatto cristiano nei suoi elementi originali, e basta. Non vogliamo nient'altro che quello che dovremmo avere in comune con tutti, e la nostra azione, il nostro compito è quello di richiamare tutti a questi fattori originali necessari per tutti. Più avanti, sempre nella stessa conversazione, gli fanno la domanda e gli dicono: ma perché a volte è più facile parlare della nostra esperienza con chi non è cristiano che con chi ha una tradizione cristiana? Pensate che la Spagna ha una evidente e grande tradizione cristiana, così come in altro senso tutta l'America Latina. E Don Giussani risponde che
l'esperienza cristiana si comunica allo stesso modo per chi ha la tradizione cristiana e chi non ce l'ha, è un incontro, è un fatto. Però poi aggiunge, dove c'è una tradizione e questa tradizione molte volte ci porta a dar per scontato quello che diciamo, viviamo, sentiamo, allora Dio ha una preferenza perché, non lo dice proprio così ma io lo dico così, ha una preferenza perché chiama chi ha avuto la grazia di conoscere l'esperienza cristiana viva come la nostra a dare delle ragioni più approfondite, più capaci di incontrare questa lunga storia, questa lunga tradizione. Perciò ripeto, il valore della nostra rivista è stato questa decisione, questa decisione di 7 anni fa, e troviamo riconosciuta questa decisione da tante persone e da tanti incontri, anche se veramente è come un seme messo in una grande terra che darà i suoi frutti se è fedele a queste intuizioni originali. In secondo luogo volevo dire che Tracce in Italia e parlo anche per loro in questo momento, le nostre edizioni all'estero sono fatte da voi, cioè da voi e da tutti gli altri, da noi, perché le parole riflettono la libertà, la vita, l'attenzione, il senso dell'umano che ognuno di noi vive per quello che ha incontrato. E questa sembra una cosa banale, no? O una cosa, non so, chissà perché la dice. Invece no, non è affatto banale, perché per occuparsi di quello che è nostro, insomma, ognuno si arrangia, cioè per far quel che è solo mio, io mi arrangio, lui si arrangia. Però per creare una cosa comune, uno strumento comune, per scrivere una rivista comune, per cercare, per avere questa passione per quello che è originale ed elementare, cioè fondamentale, indispensabile nella vita, occorre veramente aver percepito il cuore dell'esperienza cristiana. Per interessarsi di quello che è comune occorre avere veramente un tesoro che è più grande e che è capace perciò di farci collaborare all'opera di un altro, qualcosa che è più grande di noi. Adesso volevo dirvi brevemente dove distribuiamo la rivista in edizione spagnola. Questo strumento arriva in 18 paesi dell'America Latina, dove abbiamo delle comunità di comuni in liberazione, perciò rapporti, amicizie. Questi 18 paesi sono l'Argentina, il Cile, la Costa Rica, Ecuador, Colombia, Messico, Paraguay, Perù, Puerto Rico, Venezuela, Panama, Uruguay, Repubblica Dominicana, Cuba e Cuba. Li ho letti non per dire guarda quanti, ma perché ci sono tante persone, c'è il mondo, c'è la gente che ha bisogno, quello che abbiamo bisogno noi. Tutte le volte che vedo uno di questi nomi capisco che ognuno di loro, grande o piccolo, però è come l'Italia, no? E ci sono altri 4 paesi dell'America Latina dove spediamo la nostra rivista ad alcuni vescovi, alcuni sacerdoti, persone che si sono conosciute diciamo in ambito ecclesiale eccetera, dove ancora non c'è una presenza di CL, che sono l'Honduras, Salvador, Nicaragua e Guatemala. E poi da 2 anni spediamo da Riro alcune copie per gli Stati Uniti, e voi sapete che c'è insomma, c'è una comunità di ispanohablanti numerosissima, e quindi perché possa servire anche normalmente a questi ceti sociali, a questo ambito, diciamo. Da ultimo volevo dire che mandiamo la rivista in Bulgaria, dove furono spediti alcuni cubani per imparare il comunismo, e si fermarono lì, si sposarono, videro che il mondo di qua non andava tanto male, e essendo di tradizione cattolica alcuni di loro sono di CL. Allora anche lì da 2 anni mandiamo in spagnolo, perché loro vogliono che i loro figli studino lo spagnolo, e sono esempi per dire come è imprevisibile. Tu fai una cosa che magari ti sembra piccola,
e poi Dio la usa, magari la porta fin lì. E da ultimo la speriamo anche in Giappone, dove c'è una in Giappone, dove non ci sono cattolici, ci sono comunità cattoliche di immigranti, soprattutto filippini, e c'è un missionario dei nostri del PIME che ha e perciò lui ci fa da insomma, distributore. Questo per dire come diciamo dalla sorgente nella loro lingua possono riceverla tutti questi paesi e tutte queste persone. Vorrei aggiungere adesso alcuni brevi episodi, 5 minuti, per dire che come ognuno di voi, anch'io imparo quello che mi è accaduto dalla realtà. Non ce l'ho in testa, lo imparo continuamente, per cui voglio, come ci ha detto anche Don Giussani nella lettera che ci ha scritto, ognuno di noi deve essere ricreato dall'accadere della realtà, no? Per cui vi racconto alcuni episodi che mi fanno stimare sopra ogni cosa il lavoro che faccio e lo strumento che creiamo insieme. Il primo è che proprio il primo anno, quando le cose cominciano e sono ancora più piccole, il seme è ancora più piccolo di... Però proprio il primo anno, al numero 3 del primo anno, una persona che adesso è qui anche a Rimini, insomma, ricevette la rivista, il numero 3 dell'anno 1, ricevette la rivista in una città ai limiti di, come si dice, nei dintorni di Madrid, Fuenlabrada, perché il parroco gli aveva detto: ma se vuoi ce lì, mi hanno dato delle riviste, prendi una. Probabilmente non disse niente di più. Eppure questa persona, che stava cercando di ritornare alla chiesa da cui si era separato, prese la rivista, andò a casa sua. Questa persona è una persona con grande sensibilità musicale ed ha una collezione di musica straordinaria, e cercava appunto di in qualche modo di ritrovare quello che aveva ricevuto dai suoi genitori ma aveva lasciato. E aprendo la rivista non sapeva cosa ci fosse dentro, e lesse: qui salvandos salvas gratis, la riflessione, il commento di Don Giussani al Requiem di Mozart. Questa persona il giorno dopo fu a chiedere a questo sacerdote: ma chi è questo Giussani, perché nessuno ha mai parlato come quest'uomo, insomma, nessuno ha mai detto queste cose. Non riuscivo neanche a immaginarlo, ma questo è quello che aspettavo. Per me, proprio all'inizio di questo lavoro, è stato un segno significativo, perché le cose non capitano per caso, e il Signore ci ha insegnato che innanzitutto la nostra rivista è la mano, è lo strumento di una presenza. Poi in secondo luogo raccontare che la rivista, ho capito, è anche lo strumento di un rapporto che tante volte non si può mantenere personalmente. Un sacerdote spagnolo che aveva sentito parlare del movimento forse 15 anni fa, in un paesino veramente in periferia, sperduto nella provincia di Zamora, lui aveva creato una scuola, aveva conosciuto CL, voleva a tutti i costi che andasse qualcuno, ma in quell'epoca non era ancora una realtà la nostra che potesse rispondere, ed è rimasto attaccato all'esperienza attraverso la rivista. Però attaccato in tal modo, e sempre uno impara da quello che altri gli offrono, gli insegnano, in modo tale che quando il nostro Giancarlo è stato chiesto di separarsi dall'Emilia, perché l'Emilia è andata in paradiso, questo sacerdote di 80 anni ormai, che ha scritto una lettera personale al Giancarlo, a me ha colpito moltissimo. Poi io l'ho fatta avere, sono andata a trovarlo, perché Giancarlo per l'incidente non poteva, voleva andare ma non poteva, ma sono rimasta colpita dal fatto che non solo è lo strumento di una presenza, diciamo, dell'incontro, ma anche della continuità, della possibilità di un rapporto che accompagna, che...
La terza cosa che vi voglio raccontare è che in Perù, un mese fa, uno dei nostri ragazzi che abita a 900 chilometri da Lima, dovete pensare che in tutti questi paesi il nostro strumento, quello che io chiamo semiglia, come si dice, seme, una cosa piccola, per loro è, non so come dire, una cosa di livello straordinario, uno strumento, perché in rapporto alla povertà di strumenti o alla povertà proprio di situazione, si valorizzano le cose, si dà valore alle cose in modo diverso, no? Insomma, a 900 chilometri da Lima, questi ragazzi del CLU di ingegneria e di architettura avevano letto l'articolo del nostro Giuseppe Frangi, che aveva scritto su Gaudì, ed erano entusiasti, volevano parlare insieme, eccetera. Hanno letto sul giornale che un fotografo catalano era stato invitato dall'ambasciata spagnola per una conferenza sul suo lavoro di fotografia. E allora hanno telefonato e hanno detto: guardi, noi abbiamo letto su Huellas che... e l'hanno invitato. Questo fotografo, che si chiama Marc, in modo veramente sorprendente, si è fatto 900 chilometri per andare a conoscerli, fare un incontro lì. Hanno radunato professori, compagni. Ma la cosa straordinaria è che questo fotografo, che avvicinandosi a Gaudì aveva conosciuto alcune persone del movimento per dei libri che aveva pubblicato con Ediciones Encuentro, stava avvicinandosi anche lui al cristianesimo dopo essersi, diciamo, invaghito del buddismo, no? E proprio questo suo aver risposto l'ha portato appunto a stare con i nostri ragazzi quei giorni e, diciamo, a tessere questa storia che anche per lui è la presenza che lo raggiunge. Volevo solo dire che l'aspetto che diceva prima l'Alberto, che lo strumento che creiamo insieme è un gesto di passione per la Chiesa, è veramente evidente nell'ambito della cultura e delle nazioni in cui si diffonde la nostra edizione in castellano, perché per esempio a Madrid il seminario dei neocatecumenali, che ha un sacco di vocazione, un sacco di ragazzi, anche gente in gamba, eccetera, loro dicono: ma noi abbiamo il nostro cammino, i nostri rapporti, ma non abbiamo strumenti, poi dopo come facciamo a continuare? E ci chiedono, noi mandiamo praticamente tutti i mesi un certo numero di copie, ma semplicemente per fare un esempio, insieme a moltiplicate, penso forse 20, 30 riviste digitali, si dice digitali, insomma, riviste per internet o strumenti di ambito, cioè ognuno chiede di poter utilizzare qualcosa di ciò che la nostra vita, la vita del nostro produce. Volevo finire dicendovi l'ultimo esempio che mi ha fatto capire cos'è la rivista, ed è stato Don Giussani l'altro ieri che ci ha raggiunti alla Tuil sullo schermo, ed è stato veramente commovente nel senso virile del termine, perché ci ha ripetuto che la gloria dell'essere, la gloria dell'amore che muove tutte le cose è l'uomo che vive, è ognuno di noi che vive. L'ha ripetuto intensamente come lui sa fare. E poi a un certo punto, proprio alla fine, ha detto: grazie ad ognuno di voi che è stato compagno in ogni passo del mio cammino in tutti questi anni, compagno di una ricchezza stupenda quanto non riconosciuta. Ci ha commossi tutti, perché lui, che ha sempre si è sempre entusiasmato, ha sempre avuto curiosità per tutto, insomma quello che ha detto l'Alberto prima, no? Che ci ha insegnato veramente a rinascere
di fronte ad ogni cosa che accade, che porta il vero, lui che l'ha fatto tutta la vita e ce l'ha passato anche un po' nel sangue, che lo facciamo anche noi per imitazione, no? Per lui, eppure lui diceva una ricchezza stupenda quanto non riconosciuta, perché l'intensità, la serietà di vita a cui è arrivato gli fa anche riconoscere la sovrabbondanza di grazia che ha bisogno di uomini commossi che la riconoscano. Ecco, io penso che ognuno di noi deve sentirsi responsabile di questo strumento che vale perché in mano a delle persone che siamo noi, ma anche che nasce, che si riempie di contenuti, che riflette quel che Dio ci dà, proprio perché c'è qualcuno che come lui si commuove e come noi anche lo riconosce. Jean-François Thiry, Tracce russo. La realtà del Tracce russo, Sled, in russo, è molto piccola, è ancora molto iniziale, sono anche poche copie che facciamo, qualche centinaio di copie. È molto piccola, un po' come la presenza del movimento in Russia, poi, però secondo me questa rivista è anche profetica, perché siamo anche in una sorta di frontiera. Quando dico frontiera intendo proprio di frontiera con rapporto anche con la Chiesa ortodossa. Questo può essere interessante. Comincio a raccontarvi un pochino magari come è nato, perché secondo me è emblematico di come può nascere un'opera. Allora, è cominciato tutto con delle traduzioni dei testi del Don Giusto. Ci servivano per le nostre comunità tradurre quello che poi si chiama parola tra noi. Ci serviva per poter diffonderle ai nostri. Poi abbiamo avuto bisogno di altri testi anche, non so, capire chi era Peggy, capire chi era Grossman, che cosa stava succedendo nel mondo. E allora davamo questi testi a tradurre agli amici e poi con una rete su internet spedivamo queste traduzioni un po' in tutta la Russia dove sono presenti le comunità di lingua russa. Il risultato erano prima di tutto un sacco di fogli che giravano così, che si perdevano e non tutto arrivava dove doveva arrivare. Poi, insomma, 4 anni fa, la comunità del Kazakistan ha detto per noi ci servirebbe uno strumento come Tracce, una cosa un po' più seria, perché ci serve per l'educazione della gente che noi incontriamo. E poi serve per avere un respiro più grande di soltanto della nostra piccola cosa che facciamo. E dunque la comunità più che aveva più forza, diciamo, per realizzarla era quella di Mosca. Allora ci hanno chiesto di prendere in mano un pochino, aveva anche più di risorse umane, di prendere in mano quest'idea. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a mettere graffette sulle fotocopie. Poi abbiamo aggiunto un titolo, avevo tradotto Tracce in russo e ecco, abbiamo fatto Tracce. Tutto era partito su una base di volontariato. I traduttori lo facevano quando potevano, facevano quello che potevano anche con dei risultati ogni tanto anche molto comici nelle traduzioni, ma succede ancora un pochino adesso, meno però. Poi mettevamo in pagina la sera fino alle 2, fino alle 3 del mattino per poter andare in stampa. Era molto anche familiare come cosa. Poi una volta Alberto ci ha preso, ci ha detto bello quello che fate, sempre positivo. Però, allora, c'è un punto di lavoro magari un po' diverso, un altro punto da cui partire che di soltanto mettere graffetti su fotocopie. Ha detto guarda che... Ci ha detto il nostro è un movimento internazionale e tutto quello che è scritto, che porta la scritta Tracce, in qualche modo anche impegna tutto il movimento. Poi ha detto un'altra cosa, che ha detto che l'esperienza che facciamo, e questo per noi che ci ritrovavamo a fare questa rivista, è stato molto importante, l'esperienza che noi facciamo in Italia è la stessa esperienza che voi fate in Russia. Ci è proprio risvegliato questo interesse per il movimento che è uno, dove quello che noi facciamo può essere interessante per voi
e soprattutto quello che si fa in Italia o anche in America del Sud, è veramente la stessa esperienza che noi facciamo in Russia. E molto esemplificativo quello che diceva all'inizio sulla reazione del Don Jus. Cioè, quando è uscito questo primo numero, è vero che eravamo un po' così, però c'è qualcuno che l'ha guardato con un altro occhio, con un'altra prospettiva. Don Jus l'ha preso e l'ha mandato al Papa. E questo ci ha molto colpito, prima di tutto per prendere sul serio questa piccola cosa che noi facevamo. Poi ci ha incoraggiato a fidelizzare, cioè di fare una certa periodicità, di uscire ogni mese, anche se c'erano poche pagine, uscire ogni mese. E dunque abbiamo cominciato questo lavoro, usciamo magari con meno pagine, 20 a 30, 32 pagine, però almeno usciamo ogni mese. Però il momento clou un pochino è stato quando abbiamo avuto persone che si sono prese proprio a carico questo lavoro, anche in modo un po' più, dando molto più tempo. E allora c'è Elena Fieramonti che aiuta tuttora, oppure Oksana, sono proprio preso in carico questo giornale e abbiamo cominciato a fare una cosa molto interessante per noi, una redazione. Cioè ci abbiamo radunati un po' di persone e siamo detti, però che cosa ci interessa a noi che è stato pubblicato? Che esperienza noi stiamo facendo in questo momento nel movimento? Dicevo, siamo in una situazione di frontiera, dunque un interesse per il fatto ortodosso non poteva essere assente. Ma la cosa interessante non è che siamo partiti dal fatto, visto che siamo in Russia, dobbiamo anche mettere qualcosa sulla Chiesa ortodossa. Non era assolutamente questo il punto di partenza. È stato che qualche ragazza, leggendo il Tracce, ha detto, però guardate che nella mia tradizione anche questo viene detto, e viene detto in questo modo. Allora abbiamo cominciato a dire, ma allora a partire da lei, allora quando c'era un articolo per esempio sulla Madonna, diciamo, ma Marina spiegaci un pochino che cosa c'è nella liturgia ortodossa che mostra Maria come spiega l'incarnazione. Allora abbiamo cominciato a pubblicare nel Tracce questi testi della tradizione ortodossa. Certi amici ci dicono che, amici non del movimento, ci dicono che ormai è diventata la più interessante rivista cristiana in Russia. Beh, io non lo so, ci sono anche poche cose che si pubblicano in Russia, bisogna riconoscerlo. Magari un segno di questo è che un vescovo non ha accettato che vendessimo il Tracce davanti alla cattedrale perché ha paura della concorrenza. Non so se il Tracce dunque viene diffuso in tutti i paesi dove si parla russo, in Kazakistan, in Ucraina, in Bielorussia, in Lettonia, in Lituania un pochino. E questa distribuzione un po' più diffusa ci ha permesso in qualche modo di ritrovare dei vecchi amici. Cioè, per esempio una signora aveva partecipato nel 90 a una presentazione del meeting a Mosca quando Giancarlo e Emilia erano venuti. Poi un giorno, vedendoci vendere il Tracce nella scuola della chiesa, ha detto, ma voi siete quelli che erano venuti nel 90, dai, che... E abbiamo ricominciato un rapporto, perché abbiamo acquisito in questo modo anche una certa visibilità. Oppure, proprio durante l'ultima vendita militante, qualcuno mi fa, ma ho visto che nell'ultimo, quello di prima, il Tracce di prima, avevate parlato del banco alimentare. Ma si può fare in Russia il banco alimentare? Come si può fare? Puoi trovarmi un po' di informazione? Cioè, in qualche modo anche stimola proprio poi una creatività, non soltanto all'interno del movimento, ma anche per tutta la Chiesa, diventa una ricchezza per tutta la Chiesa. Oppure c'è anche la storia simpatica del pastore protestante. Io racconto perché siamo gelosi un po' degli Stati Uniti, che hanno anche loro sempre pastori protestanti. C'è un giorno nel mio ufficio, un giorno nel nostro ufficio, io mi occupo di stampiamo, diffondiamo libri cristiani, e capita una persona che vede i libri del Don Jus e dice, ah, ma questo qui l'ho già letto, questo qui l'ho già letto, ma non avete nient'altro? Diciamo, guarda, abbiamo ancora questo, abbiamo ancora il Tracce, ci sono piccoli interventi, Don Giussani, quello che fa negli ultimi mesi. Fa, ah, che bello, che bello.
insomma, come mai ti è interessato un Giussani? Lui mi ha raccontato la sua storia, che nel fine anni 80, inizio anni 90, lui stava cercando una, aveva una grossa domanda sulla sua vita e stava cercando in qualche modo di appartenere a una, alla Chiesa, e cercava il suo posto. E non aveva trovato nella Chiesa ortodossa un luogo dove vivere questa fede. E dice, leggendo i libri del Don Gius, leggendo il concetto che ha di avvenimento, di avvenimento di cuore, di esperienza, di ragione, mi ha dato tutti i criteri per non cadere nelle sette che erano molto presenti, perché lui abitava a 400 km di Mosca, abita tuttora a 400 km di Mosca, nel sud della Russia. Questo mi ha permesso di capire che il mio cuore era fatto per qualcosa di più grande, e sono diventato pastore battista. E a quel momento aveva visto là tutti i libri che Don Gius consigliava, le cassette che Don Gius consigliava, e allora ogni tanto mi telefona, ogni tanto viene anche a fare scuola di comunità a Mosca, si fa 400 km per fare scuola di comunità per ritornare, per continuare questa storia. Però il modo più anche, diciamo, magari più semplice è il Tracce, dunque l'abbiamo abbonato al Tracce. Troppo simpatico, una volta mi telefona, mi fa, ma perché non mi mandate il Tracce? Insomma, qual è l'ultimo numero che ha ricevuto? Quello di giugno, allora è l'ultimo che è stato pubblicato, non te lo posso mandare ancora il prossimo, non è ancora stato stampata. C'è proprio il desiderio in questo modo di essere accompagnato nella sua fede, nella sua esperienza. Dunque sì, uno strumento missionario, come ha detto anche Carmen, perché viene poi mandato anche nelle parrocchie che lo richiedono, cioè anche parrocchie che chiedono anche 10 copie proprio per sostenere il lavoro pastorale dei preti. Ma secondo me un punto molto interessante è proprio la possibilità che ci ha dato a noi che lo facciamo di una crescita nella consapevolezza di quello che ci è stato dato. Il gesto per me più emblematico è la vendita militante che si fa a Mosca. A Mosca sono due chiese soltanto, e davanti a una delle chiese ogni mese si vende il Tracce, e ogni mese, cioè una domenica, si vende dalle 40 a 50 copie di Tracce. E questo obbliga, cioè, tutti prima di venderlo, di leggere, per poter proprio anche proporre gli articoli che sono più interessanti, e dunque deve anche proporre anche la sua fede, deve mettere in gioco quello che lui è. Oppure una cosa che è cominciato nella nostra comunità sempre a Mosca, cioè il nostro responsabile ci ha chiesto di comprare due copie. Sembra evidente, però già non è che tutti lo prendevano, leggerò quello del vicino, cioè ci ha chiesto di comprarne due copie per regalarlo al nostro amico, come la cosa che abbiamo più cara. E poi c'è anche un bel rapporto, diciamo che per fortuna la gente nella comunità è la gente più critica sul Tracce, quelli che proprio ti dicono, ma questo articolo non è tradotto bene, perché non mettete questa cosa? Sono molto critici, però ci aiutano anche in qualche modo a fare dei passi. Allora, ancora due parole, cosa vuol dire per me fare Tracce? Direi che mi obbliga di vedere che la vita è un lavoro e non una cosa dove devi ripetere cose, non ti dicono che cosa devi pensare. Perché c'è molto rischio, cioè, arriva il giornale, sì, è questa la teoria del movimento, facendolo, riflettendo anche sul gesto che di leggere bene i testi, eccetera, cioè, mi obbligano proprio a pensare, cioè a vedere che cosa c'è dentro, a cercare il contenuto per rifarlo anche per i nostri amici, ma non prenderlo come una cosa già fatta da ributtare addosso agli altri. E poi, dandolo agli altri, cioè vendendolo, proponendo l'esperienza, cioè io scopro sempre di più il carisma, perché proprio quello che dicevo prima ti obbliga a capire che cosa stai proponendo. E per finire due cosette, una piccola cosa che è il piccolo Tracce. Il piccolo Tracce ormai da un anno si fa anche il piccolo Tracce, io ero contro, sono provato di ostacolare in tutti i modi, che c'era già tante cose da fare, eccetera. Poi due mamme, una mamma italiana sposata con un russo e una mamma russa, hanno detto no, è quello che ci vuole per noi, ci vuole un aiuto per educare i nostri bambini. Secondo noi nel piccolo Tracce c'è proprio quello che ci aiuta.
sono preso loro tutto l'incarico di tradurre i testi, di cercare, di pensare anche ai disegni dei bambini russi, eccetera. E ormai sono usciti quattro numeri, l'anno scorso è uscito. Ma anche la più bello è l'impegno che mettono perché diventi uno strumento missionario, nel senso che lo prendono, vanno alla messa dei bambini che c'è ogni due settimane a Mosca, e là a tutte le mamme lo propongono, spiegano, perché poi ci sono anche degli articoli del Don Jus molto, no, non semplici, sono gli stessi articoli però che i bambini possono anche leggere o che le mamme possono leggere ai bambini, e dunque ne hanno fatto uno strumento molto missionario. E l'altra cosetta è il fatto degli abbonamenti. Perché dico questo? Perché mi ha molto colpito come il fatto che in Russia abbiamo cominciato a stamparlo in russo è stato utilizzato molto intelligentemente anche da voi qui in Italia. Cioè, non so, qualcuno ha la Colf che viene dall'Ucraina, qualcuno ha dei contatti di lavoro e va spesso in Russia, qualcuno ha avuto i bambini a casa, i bambini di Chernobyl, e vuole continuare un rapporto. Cioè, utilizzano questi strumenti, come potrebbero essere i libri in russo del Don Jus, però il Trace o il Piccole Tracce, per fare loro gli abbonamenti qui in Italia, e anche se abbiamo fatto un po' di casino, dire il vero, però stiamo mettendo proprio questo servizio anche a disposizione di tutti i contatti che voi avete, perché è una possibilità per incontrare il movimento, anche se, visto che la Russia è talmente grande, di continuare il rapporto che voi avete con qualcuno che è in questi paesi, e poi chissà cosa può nascere. Maurizio Maniscalco di Traces. Riro considera Tracce l'edizione in lingua italiana di Traces. Ebbene sì. D'altra parte è nella capitale dell'impero, quindi. Ma sarebbe bello che nella capitale dell'impero la rivista che racconta le cose più vere e più commoventi in America ed America fosse anche la più venduta, ma per ora non è così. Certo che se tutti voi, tanto per cominciare, vi abbonaste anche a Traces, questo potrebbe aiutare. Imparate l'inglese e poi prossimamente, visto che questo piccolo seme, come hanno anche raccontato gli altri due amici, cresce, questo piccolo seme comincia a farsi sempre più americano con gli americani, così che anche noi stiamo mettendo sulla nostra redazione, così che anche noi partiremo con una parte sempre più cospicua, che non sia soltanto la diretta traduzione di quello che voi leggete in Italia, ma sia proprio la descrizione, il racconto e la commozione dell'avvenimento, delle tante cose che succedono e attraverso la nostra piccola presenza negli Stati Uniti d'America. Comunque non è uno scherzo quel suggerimento di abbonarsi non solo a Tracce, che ovviamente è obbligatorio, ma anche a Traces. Magari avete un conoscente, magari avete uno zio d'America, anch'io faccio lo zio d'America per i nipoti italiani. Perché per quello che vediamo e che in questi anni è diventato sempre più visibile, Traces è questa piccola cosa fragilissima che porta dentro la cosa più grande del mondo. E questa è la prima cosa che posso dirvi, la prima esperienza che facciamo, soprattutto quando alla fine del mese guardiamo il numero degli abbonati, che crescono come, non so, come le formichine, ma crescono, e che è una cosa infinitamente grande che viaggia dentro una forma apparentemente così piccola e fragile. Però Traces è proprio bella, cioè, guardate da lì, no? Uno la guarda e dice, è bella. E questo ci tengo molto, perché quando... Noi la usiamo tantissimo per invitare, anche per invitare al meeting personaggi, per presentarci, no? Con un biglietto da visita in qualche misura. Mi ricordo quando la inviai a Chaim Potok per intervistarlo, quando la inviai a
devo cercare quantomeno di fare meno errori di quelli che ha fatto Carmen, come con la lingua italiana. Quando la inviai a David Forte, no? Perché lo volevi intervistare. Allora tu mandi la rivista e ovviamente quando telefoni ti metti in contatto dici rivista cattolica. E poi questi ti chiamano quando l'hanno ricevuta e la prima cosa che ti dicono è: bella. No, perché uno dice una rivista cattolica, uno si immagina quelle 3-4 paginette di carta porosa dove come si può dire, l'orgasmo tipografico è dato da un sottotitolo in rosso sbiadito, su carta appunto pessima e maleodorante, quell'odore cattolico che a me mi fa venire in mente il refettorio delle suore dove sono andata all'asilo, che magari somigliava a quello dove siete andate all'asilo voi. Invece questa proprio ti colpisce, è una cosa bella che ti richiama, ti fa venire voglia di aprirla e di sfogliarla. Allora quando mi sento dire così, sono il primo che la va a riprendere in mano, perché noi di solito leggiamo gli articoli un mesetto prima, no? Quando si guardano le bozze, quando si sceglie che cosa pubblicare dell'edizione italiana, si guardano le traduzioni, che ovviamente sono una via crucis, perché voi prendete 5 traduttori, gli chiedete di fare 5 traduzioni e ne vengono fuori 37 versioni, perché non ci si potrà mai mettere d'accordo, è una battaglia persa, quindi tanto vale sapere dal principio che è una battaglia persa, così dopo non se ne si preoccupa più. E uno la guarda, la sfoglia e dice: ma guarda quanta ricchezza. Un po' di storie le sapete, un po' di storie di coloro che hanno scoperto la nostra esperienza attraverso Traces, se leggete Tracce, un po' di storie le sapete, come quello, il carissimo amico Rob, che la trova dal dentista e comincia a spalancare la bocca già dalla sala d'attesa, prima ancora di arrivare davanti al dentista, e che poi la passa all'amico e la passa all'altro amico ancora. E mi fermo, la guardo e dico: questa è la descrizione di una cosa che sta succedendo, è la descrizione di una vita che esplode, che abbraccia tutto quanto e che lo giudica con un abbraccio pieno d'amore. Racconta una storia che si sta sviluppando da una parte all'altra del mondo. A me piace tantissimo trovare storie da tutte le parti del mondo sul giornale. Mi appassiono delle lettere, per esempio. Vedere Tizio Caio Sempronio dal Kazakhstan alle Filippine o non so dove, che vengono tutti presi dentro questo abbraccio sconfinato. E ogni tanto anche io mi metto a scrivere, che tra l'altro per me è una delle realizzazioni del sogno della giovinezza, oppure quando leggo le storie che scrivono gli altri amici americani, mi sembra quasi che facciamo un, adesso mi scomunicheranno, ma come se fosse un update, un aggiornamento degli atti degli apostoli. È come la vita della comunità cristiana che si sviluppa e che mette in moto tutto ciò che incontra lungo il cammino. Se posso dire una cosa personale, tanto non me lo potete impedire perché sono io al microfono, devo dire che io sono stato in Italia tanti anni, ovviamente, prima di andare in America, e ovviamente ero abbonato a Tracce e ovviamente lo sfogliavo, ma solo andando di là dell'oceano mi sono reso conto di quanto prezioso questo strumento possa essere, perché quando sei solo ti rendi conto almeno un pochino che tutta la vita che avevi non era solo un insieme di forme che si erano casualmente generate e che in qualche modo ti riempivano la giornata. La vita che avevi e di cui Tracce è un po' come la narrazione e la comprensione,
è la vita che vuoi anche nel tuo nuovo mondo, in una situazione in cui sei povero e non hai nulla, non hai neanche più i vecchi amici con i quali puoi chiacchierare delle cose che ti stanno a cuore. E io ho imparato ad avere fame di tracce proprio durante i primi mesi di vita americana, per cui quando dalla generosa creatività del nostro mega direttore è arrivata la proposta di partire con una rivista americana, ho detto, beh, se ha fatto così per me vuol dire che può essere così per tutti, perché in quella piccolezza che descrivevo in principio è giusto che ci sia la consapevolezza che una cosa di questo genere è quella che è quello che tutti desiderano di conoscere e scoprire, anche se e porta quello che tutti desiderano conoscere e scoprire anche se non lo sanno. Due cose su come funziona una parola grossa, ma su come funziona la nostra rivista. Avevamo fatto qualcosa qualche anno fa, si chiamava Journey, che vuol dire cammino, percorso, e ogni 3-4 mesi riuscivamo a mettere insieme qualche articolo, ma questo era tutto quello che si era stati capaci di fare, finché, come accennavo, dagli amici più grandi è arrivata questo incoraggiamento, vai, e allora ha cominciato a viaggiare di pari passo l'avventura dei libri di Don Giussani con l'avventura di Traces, e ci siamo ritrovati, come tuttora ci ritroviamo quotidianamente, a seguire il carisma, l'interesse, la curiosità, l'apertura che la nostra esperienza, in particolare l'essere di Don Giussani, genera. Cioè, lo inseguiamo in giro per tutto il paese e ogni tanto, quasi ogni giorno, quando arriva un abbonamento di Traces è un po' come una festa. Chi è questo qui? Dov'è? Vediamo se c'è qualcuno che abita vicino a lui, vediamo se c'è qualcuno con cui possiamo metterlo in contatto, e questo è incoraggiato in maniera formidabile dal fatto che lo sappiamo che per tanti quello strumento lì è l'unico link, è l'unico legame vero, fisico, con una cosa immensamente più grande che è tutta da scoprire ed è tutta da sperimentare. Alla recente vacanza estiva della costa est, all'assemblea si alza una giovane mamma di alcuni figli, va al microfono e fa: un anno fa dei conoscenti mi hanno regalato l'abbonamento a Traces. E io ogni mese, appena arrivava, mi mettevo lì, sulla poltrona, dopo aver messo a letto i figli, e leggevo, e mi trovavo in lacrime ogni volta, e mi chiedevo, ma potrà mai esistere un posto, potranno mai esistere delle persone in carne e ossa, nella mia vita, attraverso le quali quello che leggo qui sia una cosa concreta per me? E quest'estate, con marito e figli, si sono fatti 15 ore di macchina per venire a fare 3 giorni di vacanza, perché anche noi siamo in frontiera, cioè noi siamo la terra dei pionieri. 15 ore di macchina per venire in vacanza e scoprire che in questi pochi vasi di coccio che noi siamo è trasportata viaggia questo flusso di bene, perché non saprei come altro definirlo, questo flusso di amore, questo abbraccio completo e incondizionato. Ma le storie sarebbero tante, ma ve ne racconto una e poi la pianto lì, perché avete già resistito abbastanza. Ed è di qualche tempo fa. Riceviamo una telefonata, una voce addirittura difficile da capire, si capiva che era una persona anziana, insomma alla fine si capisce, è un anziano prete dell'Alabama, uno stato del profondo sud dove abbiamo due amici in tutt'altro posto rispetto a dove fosse lui. E questo qui mi dice:
sono padre Tal dei Tali. Io non ho mai sentito DCL e non so neanche come mi è arrivata questa rivista, però l'ho letta tutta. Voi siete una cosa vera. Poi mi fa, perché faticava a parlare, senti, io sono vecchio, non lo posso fare, prendi carta e penna e scrivi giù i nomi e gli indirizzi che ti do. Questi sono sacerdoti, un po' più giovani di me, anzi alcuni molto più giovani di me. Loro non lo sanno, ma questo che ho letto qui sulla rivista è proprio quello che desidererebbero incontrare nella loro vita. Allora, non lo so, mettete tutte queste cose insieme e ovviamente leggetele dentro la storia che è stata già descritta e soprattutto mettetele davanti agli occhi e nelle mani del nostro capo editore. E di fronte alla grandezza del compito, io dico sempre, bisogna guardare la sfida come con le parole di Sant'Ignazio che c'ho lì in ufficio, perché quando penso che c'è un sacco di roba da fare, le leggo sempre. Quando dice che bisogna fare tutto come se dipendesse da noi, con la coscienza che non è così. E allora quando arrivano gli abbonamenti e quando arrivano in sede gli scatoloni di traces fresco di stampa, ogni volta li guardo lì e penso che nostro Signore permetta che almeno uno di queste centinaia di riviste possa centrare la porta di un desiderio aperto e di una domanda aperta. E poi il livello del coinvolgimento sarà quello che Dio vuole. Il livello del coinvolgimento per noi, per esempio adesso professionalmente, nei momenti in cui ci mettiamo ad allestire una redazione che sia il più americana possibile per essere americani con gli americani, San Paolo non l'ha detto, ma se avesse saputo che noi saremmo arrivati negli Stati Uniti avrebbe detto anche di farsi americani con gli americani, vuol dire per esempio una redazione fatta di persone che siano ebree, che siano protestanti, tutte affascinate dalla proposta del nostro editore, tutte colpite da un abbraccio completo e incondizionato che misteriosamente dà valore a tutto ciò che è diverso, perché nell'identità innegabile che Tracce e Traces presentano anche negli Stati Uniti è la sorgente di un possibile abbraccio totale a tutti. Thank you. Oggi io ho avuto la possibilità di andare a visitare la bellissima mostra su San Benedetto, che invito chi non l'avesse fatto ad andare a vedere. E pensando poi che questa sera avremmo fatto una chiacchierata tra un po' di amici su Tracce, mi ha sorpreso questo pensiero che, e non credo sia una presunzione, non credo sia uno scatto di orgoglio o di immodestia, perché io credo che con quel che facciamo, e in quel che facciamo metto anche tutti gli errori, gli sbagli e le incoerenze che l'uscita di ogni numero di Tracce in Italia e nel mondo inevitabilmente comporta, siamo un po' come gli emanuensi medievali, gli emanuensi benedettini che in un'epoca non so quanto più tragica o quanto più bella di questa, per un'esplosione in loro della certezza di ciò che li aveva incontrati, per un'esplosione in loro dell'avvenimento cristiano di Cristo, non si sono chiusi in una emozione psicologica solitaria, ma si sono sentiti investiti da una responsabilità per i fratelli uomini, per il mondo,
e hanno letteralmente salvato, mettendo su carta, copia dopo copia, tutto ciò che di bello, di vero, di grande l'antichità classica aveva prodotto. Perché in tutto scorgevano l'interrogativo e la risposta alla domanda che è il titolo del meeting di quest'anno. C'è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici? Ecco, io sento di, e credo che tutti noi che siamo al tavolo questa sera, sentiamo di essere grati a Don Giussani che ci ha offerto, che ha offerto a me e poi a chi via via si è aggiunto nell'avventura, l'opportunità di essere collaboratori attivi di questa opera di salvazione. Qualche tempo fa Don Giussani ha parlato di una responsabilità che abbiamo tutti raggiunti dall'avvenimento cristiano, di aiutare gli amici e se possibile tutto il mondo a strapparsi dal nulla in cui tutto si trova. Ecco, per me, immeritatamente e immodestamente, io faccio tracce come se, e lo faccio in modo assolutamente tranquillo, come se, lo dico in modo assolutamente tranquillo, come se dirigessi Time Magazine, cioè il più importante giornale del mondo. Perché io sento che appunto in fragili vasi di coccio portiamo il segreto del mondo attraverso una parola che dice una vita, che dice il desiderio e la risposta al desiderio della vita. Tanti anni fa Don Giussani aveva scritto su un foglietto che qualche anno fa ho ritrovato in una cassa dell'archivio di CL, questa frase: le parole sono suoni per coloro che non si impegnano, sono il nome di esperienze per chi le vive. Ecco, per noi scrivere e raccontare la vita, gli incontri, i giudizi, come cerchiamo di fare ogni mese, è comunicare la forma che la parola, cioè l'essere, assume misteriosamente di volta in volta, così che possa, come hanno raccontato i tre poco fa, possa raggiungere come evocazione di una possibilità di risposta positiva alla domanda del meeting che è alle nostre spalle. E questo è possibile se la disponibilità, la generosità di ciascuno che in qualche modo è raggiunto da questo strumento si sente investito ugualmente della stessa responsabilità di una lotta senza quartiere contro il nulla per l'essere, cioè per lo splendore della possibilità di una speranza per tutti. Grazie e buonasera.